Una nuova sede atropea per il gruppo Federmodellistico. La perla del Tirreno si arricchisce di una piccola ma importante struttura in grado di attrarre gli appassionati di questo hobby e anche tanti curiosi. Orazio Cipriani. Si candida come polo didattico, culturale, turistico e sociale la nuova sede del gruppo Federmodellistico Tropeano. Concessa in comodato d'uso gratuito dall'amministrazione comunale, la sede si trova all'interno della biblioteca comunale Albino Lorenzo. Alla cerimonia di inaugurazione presente il sindaco di Tropea Gaetano Vallone, il taglio del nastro è stato effettuato da alcuni bambini delle scuole elementari. Sindaco, qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Ovviamente con l'obiettivo turismo, perché noi oltretutto siamo portati al turismo culturale, quindi non farò che agevolare queste iniziative. Anzi, le dico di più, sto preparando un ambiente molto più accogliente e molto più grande del centro storico proprio per accogliere la prima, ecco, mostra che vorrei fare proprio lì per inaugurare anche quel locale lì. Quello che noi ci riproponiamo è quello soprattutto di coinvolgere i giovani a questo hobby, chiamiamolo hobby, ma è soprattutto una passione e soprattutto per dare un incentivo anche ai turisti che verranno nei periodi, diciamo, meno belli per il mare a vedere qualcosa di interessante qui a Tropea. Vogliamo subito instaurare con le scuole un filo diretto per organizzare dei corsi quindicinali ogni 15 giorni, proprio per dare la possibilità all'interno delle scuole e poi in sede ai ragazzi che vorranno, come dire, appassionarsi alla ferrovia, alla storia del treno, perché la storia del treno praticamente è la storia della civiltà moderna.